Quello che vi farebbe bene è lasciare i gomiti lì dove sono e piegate le braccia con le mani sul pavimento. Io credo che il motivo per cui questo evento si svolge qui oggi all'impianto Fulvio Bernardini, che la WISP gestisce, sta nei valori che la WISP veicola e sta nei valori che la danza veicola. A questo evento hanno libero accesso gratuitamente rifugiati. Quindi tutto ruota intorno a questo concetto, il fatto che la danza finalmente può esprimere quello che di natura è, cioè un linguaggio non verbale, rifugiati che non parlano bene la lingua italiana, quindi immigrati, richiedenti asilo, trovano nella danza un linguaggio comune con cui connettersi con la nostra cultura. Guarda che sono io! La danza trasmette non solo dei movimenti ma anche dei sentimenti, è un mezzo comunicativo poliedrico, perché non è solo una tecnica ma è anche e soprattutto un'emozione che si vuole trasmettere a chi guarda e al pubblico, insomma. Cosa l'ha spinta ad intraprendere un percorso di danza interculturale? Allora, forse perché la danza si occupa molto di movimento e di corpo e di sentimenti, di emozioni, di spinte, che cosa spinge una persona a muoversi, ed è un linguaggio universale. Allora, questo non c'è bisogno di stare in Italia oppure in Africa oppure in Asia, in America, insomma il linguaggio del corpo spesso e volentieri è lo stesso in tutte le parti del mondo. Guarda che sono io. Je viens de la Guinée-Conakry. Vengo dalla Nuova Guinea ed è un anno che sono in Italia e ho iniziato la mia esperienza teatrale con Luciana Lusso, che è la mia insegnante, e Miriam. Abbiamo iniziato insieme e con tanta speranza, questo ha aperto in noi tanta speranza, questo tipo di lavoro che abbiamo fatto. E certo, mi rendo conto che c'è una differenza tra la costruzione della nave che abbiamo fatto insieme, si riferisce allo spettacolo che abbiamo costruito, Oceano Mare, e questo tipo di movimento rispetto all'esperienza che stiamo facendo oggi con Beatrice Libonati, in cui il movimento lo sente più libero, lo sente meno danzato. Nous pensons que toujours c'est le même mouvement que nous allons faire, mais je... Questo progetto è nato nel novembre 2016 ed è un progetto appunto di intercultura attraverso la danza, nel senso che anche i danzatori sono delle persone sans papier, come tante persone che in questo momento stanno arrivando nel nostro paese, nell'Europa, e si muovono per varie ragioni dalla loro terra, lasciando spesso tutto quello che hanno. E noi, un gruppo di danzatori, tra cui alcuni molto 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 conosciuti, che hanno lavorato in tutto il mondo,
hanno aderito a questo progetto con entusiasmo, perché pensiamo che danzare sia un linguaggio universale, che non faccia la differenza da nessuna parte del mondo e che scavalca il problema della comunicazione attraverso la parola, perché noi comunichiamo con il corpo. Quindi, come la musica, la danza è un messaggio veramente di libertà e di comunicazione universale. Oggi siamo veramente onorati e felici per questa esperienza con Beatrice Libonati. È importante perché sicuramente c'è movimento, ma c'è soprattutto inclusione e integrazione. Non è soltanto una danza rivolta a qualcuno, ma è una danza rivolta a tutti. Non è una danza solo per rifugiati, non è una danza solo per persone con disabilità o no, è una danza che veramente coinvolge tutti quanti.